Ben ritrovati gentili telespettatori, buongiorno innanzitutto e benvenuti a una nuova puntata di Giorno in Giorno, il format di TSD che arricchisce il nostro palinsesto quotidianamente, che vi tiene appunto compagnia tutta la settimana. Ricordo innanzitutto, prima di entrare nel vivo della puntata, che oltre sul canale 85 del digitale terrestre potete seguirci anche in streaming all'indirizzo web www.tsdtv.it/live, che è visualizzabile anche su smartphone e tablet, e inoltre poi potrete andare a rivedervi le singole puntate nella sezione dedicata del sito internet www.tsdtv.it, oltre che chiaramente sul canale YouTube della nostra emittente. Ricordo inoltre che per segnalazioni oppure per qualsiasi informazione relativa ai nostri programmi potete anche seguire e scrivere all'indirizzo email di giornoingiorno@tsdtv.it. Ma andrei subito ad aprire questa puntata di oggi con il primo blocco della trasmissione, che è quello dedicato, come ogni lunedì, appunto allo sport, agli sport minori, a cura delle EGV Edizioni Stampa Giorgio Vasari. E questa mattina parleremo di podismo e parleremo non soltanto di questo, perché come già è accaduto la scorsa settimana con il collega Marco Cavini, andremo a vedere anche lo sport correlato a alcuni eventi importanti che animano il territorio aretino. La settimana scorsa abbiamo parlato della SBA, che proprio la prossima settimana, il prossimo weekend, sarà impegnata ad Arezzo con il trofeo Guidelli. Adesso diamo invece il benvenuto in studio a Fabio Sinatti dell'Unione Polisportiva Polisano. Buongiorno a tutti. Entriamo subito nel vivo della puntata e voglio dire, insomma, l'Unione Polisportiva Polisano, come ho detto nell'introduzione, è oltre che una realtà sportivamente attiva sul territorio da tanto tempo, è anche una realtà che lega lo sport all'organizzazione di eventi che ormai sono dei veri e propri appuntamenti fissi della nostra città. Sì, in effetti noi organizziamo manifestazioni podistiche, diciamo principalmente, ma non soltanto queste, ovviamente, perché diciamo, pratichiamo molto il sociale, quindi sotto questo aspetto qui siamo abbastanza collaudati, insomma, ecco. E per quanto riguarda le manifestazioni più importanti, ovviamente abbiamo le due più blasonate, che sono la Scalata al Castello a fine maggio, come ogni anno, giunta quest'anno fra l'altro alla 44esima edizione, la manifestazione più antica di Arezzo e anche fra le più antiche a livello nazionale, una manifestazione internazionale dove sono sempre presenti atleti di spicco, diciamo, di valore mondiale. E poi a fine ottobre invece faremo la Maratona Città d'Arezzo, che è diventata oramai una sorta di costume quasi cittadino, proprio per la presenza di migliaia di concorrenti, di partecipanti, quindi oramai è diventata, io la chiamai qualche anno fa, la Maratona di New York aretina, insomma, tanto per capire un po' le dimensioni, ovviamente a livello più ridotto, però insomma è così. E quindi questa manifestazione, diciamo, queste due manifestazioni sono quelle, il fiore e l'occhiello della nostra società sportiva, che ormai da tanti anni sono la bellezza di quasi 50 anni che gravita nel territorio. Quest'anno in più abbiamo un altro evento importante che la città ospiterà, che cercherà quindi di dare anche l'immagine giusta. Speriamo che sia l'immagine quella, diciamo, più efficace nei confronti anche della collettività, ma soprattutto anche diciamo, dell'aspetto commerciale e quindi anche della logistica nel vero senso della parola. Infatti avremo dall'8 al 10 di luglio i campionati italiani master di atletica leggera. Abbiamo voluto questa manifestazione per cercare soprattutto di sensibilizzare la città di Arezzo, ma non soltanto, anche a livello nazionale, diciamo, la presenza di questo impianto. È un impianto nu nuovo che ancora, diciamo, non è stato, fra virgolette, decollato, fatto decollare, e quindi abbiamo cercato di trovare un'iniziativa importante dove saranno presenti oltre 2.000 atleti provenienti da tutta Italia che resteranno ad Arezzo per 2 o 3 giorni, per cui diventa anche un business dal punto di vista commerciale, può essere, insomma, un'occasione che la città non deve lasciarsi sfuggire, perché molto spesso, qualche volta, si verificano anche queste situazioni qui in cui diciamo anche le istituzioni non credono molto, come dicevi te, del trofeo Guidelli, come tante altre iniziative, e sono diciamo, un punto in più che possono portare per l'economia cittadina. Quindi, Sono un volano esatto, quindi sicuramente. cerchiamo di dare una mano a chi riesce ancora a organizzare questo, perché sono rimasti pochi, devo dire, coloro che, diciamo, si impegnano, si dedicano a raggiungere questo obiettivo. Quindi, diciamo, nel nostro caso, questa manifestazione dall'8 al 10 di luglio può essere veramente un fattore importante anche dal punto di vista commerciale.
Avete già un'idea di quanti saranno più o meno le persone, l'affluenza? Ma guarda, io dico questo, dico noi in questi tre eventi, che fra l'altro sono i tre eventi più grossi del 2016, ma non ci sono soltanto questi, perché abbiamo fatto per esempio la Parco Corsa lunedì Pasquetta, realizzeremo un sacco di manifestazioni, noi abbiamo un circuito, un Grand Prix che si disputa, diciamo, nella provincia di Arezzo, quindi in tutto il territorio della provincia di Arezzo, cerchiamo diciamo, di trovare delle iniziative che possano far conoscere anche quei luoghi, quindi lo sport che entra direttamente nel territorio e lo fa conoscere nella sua, diciamo, anche negli aspetti un pochino più nascosti che molto spesso non andresti neanche a trovare. Domenica, per esempio, passata siamo stati alla mezza maratona del Casentino, io non avevo visto alcuni luoghi spettacolari, fantastici per dire. Ecco, quindi questa è l'occasione, lo sport porta turismo e porta anche visitare certe zone che molto spesso sono un po' lasciate da una parte. Quindi diciamo che noi, ecco, nell'arco dell'anno prevediamo, abbiamo fatto un progetto anche lo scorso anno, nel nostro circuito del Grand Prix abbiamo portato circa 25.000 persone diciamo, a manifestare, a correre, diciamo, a correre nelle nostre gare. Quindi è una bella risorsa, oltre a tutto, diciamo, poi il compenso che può esserci con l'introduzione, diciamo, dei genitori, dei familiari, insomma, tutta una serie, diciamo, di indotto che può essere aiutato. E poi, ovviamente, queste manifestazioni, alcune di queste qui vengono diffuse anche sul circuito nazionale a livello anche televisivo, pertanto è ancora un punto in più che possono, diciamo, che possiamo noi sfruttare. Ecco, io dico sempre, cerchiamo di sfruttarlo nel modo giusto quando ci sono queste opportunità. Noi creiamo l'evento sportivo, poi dopo devono esserci altri soggetti che devono aiutare e cercare di utilizzare questo evento come sponda per poter poi realizzare altri progetti. E a livello invece di Unione Polisportiva Polisciano, quanti sono più o meno gli atleti adesso che gravitano in questo mondo? Che tipo di discipline? Noi abbiamo circa 150 atleti tesserati che vanno dai bambini, diciamo, di 5-6 anni fino agli ottantenni. Quindi è un'attività, quella del podismo in particolare, che può ospitare ovviamente qualsiasi fascia d'età. Non hanno esigenze a volte anche di strutture particolari, perché si possono allenare nella campagna, si possono allenare, insomma, anche nella città, si possono allenare nei parchi, si possono allenare da qualsiasi parte, in qualsiasi momento della giornata. Quindi io ho mezz'ora libera, un'ora libera, la dedico per queste cose qui, ma soprattutto quello che abbiamo. E questo, diciamo, è stato un po' un punto all'occhiello, un punto a favore, diciamo, della Polisportiva Prociana, è quello di aver iniziato, di aver dato un po' l'input del podismo, quindi del muoversi, del camminare, che poi ora tutti i medici, tutte le varie, diciamo, anche a livello mediatico, tutti pubblicizzano, perché fare movimento fa bene alla salute, quindi, Faccio dice, anch'io. quindi diventa, diciamo, un aiuto importante anche su questo. Quindi le prime iniziative erano un po' a rischio, erano un po' difficoltose anche da realizzare, perché ovviamente avevamo delle resistenze da parte di tutti. Oggi vedo che queste resistenze si stanno un pochino allentando, quindi anche da parte dei famosi automobilisti che a volte vedono bloccate una parte della città per mezz'ora. Insomma, una volta era un continuo caos, ora vedo che cominciano a imparare. Insomma, quindi forse un po' di cultura sportiva gli abbiamo dato una mano anche Sì, noi, uno insomma. stile di vita oltre proprio Esatto, che è uno esatto, esatto. sport. E per quanto riguarda invece il settore giovanile, quanti bambini più o meno ci sono e come ci si approccia con i bambini? Perché voglio dire, un bambino che comunque inizia un'attività sportiva, spesso e volentieri, si sa, il calcio fa man bassa, però Certo, sono tanti certo. Però comunque. ecco, io devo dire questo, devo dire, per quanto riguarda la nostra società, diciamo, ha un pochino più di difficoltà per quanto riguarda il settore giovanile, proprio perché non ha un settore ben definito. Però devo dire che nella città di Arezzo ci sono la bellezza di 300-400 bambini che costantemente gravitano al campo di atletica leggera e quindi, diciamo, che fanno molta attività. I genitori li portano mo molto volentieri anche su questa struttura per realizzare. Io ho una mia teoria, diciamo così, fra virgolette, per quanto riguarda le attività del settore giovanile, ma questo non soltanto per l'atletica, ma anche per gli altri sport, è che cerca di creare troppo presto, diciamo, una mentalità sportiva. Io sono dell'avviso che fino a 10 anni i bambini dovrebbero essere,
diciamo fra virgolette, liberi di potersi divertire in qualsiasi ambiente sportivo o in qualsiasi ambiente naturale. Questo li aiuta perché abbiamo notato purtroppo, ahimè, che quando arrivano a 17 anni molti smettono, 17-18 anni, finite le scuole medie superiori, smettono di fare attività sportiva agonistica. Ma perché questo? Ce l'abbiamo mai domandato? Ce l'abbiamo domandato? Ecco, questa, io la mia domanda che mi sono posta è questa e una riflessione che ho fatto è proprio questa. Se io faccio partire i ragazzi a 4 anni a fare una disciplina sportiva, arrivano a 15-16 anni, o te sei forte che vai, fai il salto di qualità, oppure smetti perché ti stai annoiando, perché questa ripetitività di certe situazioni, sia che sia calcio, che sia pallavolo, che sia atletica, che sia basket, alla fine poi uno si stanca. È vero, dice, ti rimarrà, ritorneranno dopo quando hanno superato quel momento, ahimè, diciamo importante della vita, che sarebbe invece da 20 a 30 anni, dove puoi veramente dare il massimo di te stesso. Ritorneranno dopo i 30 anni, quando si sono assestati da un punto di vista anche lavorativo, da un punto di vista, diciamo, anche della struttura mentale, del discorso del fidanzamento, della ragazza, del ragazzo, e allora ricominceranno. Però sarà tardi per poter avere un atleta. Ecco, quello che manca, diciamo, nella nostra Italia, manca la parte, diciamo, centrale, il fulcro. Dai 20 a 30 anni abbiamo poca diciamo, presenza di atleti, mentre una volta questo era l'inverso. Cominciavamo a 10 anni, 12 anni, e il boom veniva proprio dai 17 ai 25, 26 anni. Quindi questa è una gap. Ora divago un po', però mai lanciato l'assist. Quanto allora sarebbe importante anche il lavoro all'interno delle scuole da questo punto di vista? Perché comunque sia l'Italia, per quanto riguarda l'organizzazione dell'insegnamento, dell'educazione fisica nella scuola, è, diciamo, fra virgolette, un po' limitata, mentre invece ci sono degli importanti esempi all'estero, ma anche in Europa, dove anche le società stesse collaborano molto di più all'interno degli istituti scolastici. Mi fa piacere che tu mi abbia fatto una domanda del genere, visto che sono nell'ambiente, diciamo, della scuola e che ancora, diciamo, sono dentro. Ecco, le difficoltà che ci sono però a livello scolastico, noi sì, abbiamo quelle due educazioni fisica, ma a volte le abbiamo con un numero esagerato di alunni, abbiamo le strutture, diciamo, fra virgolette, a volte fatiscenti, quindi non possiamo neanche realizzare delle iniziative che sarebbero fondamentali. Come hai detto giustamente te, avremmo bisogno che nella scuola cominciassero a avere una mentalità sportiva, quindi te gli devi dare quello che si diceva prima, di dare l'input per l'atletica, per il calcio, per il basket, per la pallavolo, eccetera. Quindi tutte queste iniziative qui che poi il ragazzo potrà scegliere nel momento in cui, quando ci saranno le condizioni anche dal punto di vista, diciamo, della crescita, idonee per poter praticare in maniera agonistica certe discipline sportive, ma con già un indirizzo ben definito, non quello che serve soltanto alla squadra specifica del calcio, dell'atletica, del basket, che dice allora io devo fare soltanto questo, tutti i fondamentali questi qui e gli altri non mi interessano, invece sono tutti collegati. Io sono dell'avviso che poi è bene che uno abbia una varietà più ampia possibile anche proprio delle proprie conoscenze, delle proprie competenze e capacità. Io dico sempre ai ragazzi, dico, il disco non serve a niente, la pallavolo non serve a niente. Però se ti trovi una volta al mare con i compagni, con gli amici, e si deve fare una partita di pallavolo oppure devi fare un'altra cosa, se ti sei in grado di poterlo fare, puoi entrare nel gruppo, altrimenti rimani ai margini. E questo rimanere ai margini si vede poi in tutte le situazioni che purtroppo giornalmente, diciamo, le cronache ci danno, insomma. Ecco. Quindi dico, la scuola è fondamentale, però la scuola bisogna che sia anche rispettata. Gli insegnanti devono avere le competenze, giustamente, ma devono avere anche gli spazi adeguati per poter lavorare in maniera adeguata e quindi dare la soddisfazione anche ai ragazzi, perché io vengo dalla scuola, io cominciai l'attività sportiva con la scuola e per me era esaltarmi quando alla fine di una competizione riuscivo a essere fra i protagonisti. Ma questo bisogna farlo crescere anche all'interno di ogni ragazzo, fargli creare e sentire questa mentalità che molto spesso purtroppo viene un pochino lasciata andare. E questo è il difetto un po' della società attuale, ma la società siamo noi, quindi se non riusciamo noi a dargli questi input e queste sensazioni, difficilmente poi questi li troveranno da soli. E senti, abbiamo parlato prima appunto degli eventi che organizzate, della scalata al castello, 44esima edizione il 29 di maggio.
già uscito il regolamento, siete già in fase proprio. Sì, ecco, diciamo che questa manifestazione è la manifestazione oramai il maggior fiore all'occhiello della nostra iniziativa, perché bene o male ci ha fatto conoscere in tutto il mondo con la presenza proprio di campioni olimpici, campioni del mondo, campioni europei che hanno, diciamo, partecipato a questa iniziativa. E quindi è rimasta una delle poche manifestazioni, diciamo, in circuito che noi facciamo, perché si distribuisce in un pomeriggio abbastanza intenso, dalle 16 alle 20, nella giornata di domenica 29 maggio, in cui faremo di tutto e di più. Ci saranno i bambini che partiranno alle 6, alle 4 del pomeriggio, poi ci saranno probabilmente anche la presenza di qualche persona diversamente abile che faranno delle iniziative, poi ci saranno degli spettacoli collaterali di ballo, danze che potrebbero essere, diciamo, un pochino più idonee alla situazione. Poi ci sarà la gara degli amatori, quindi dei master, quelli che faranno, allargheranno un po' il circuito della città di Arezzo intorno alle 17. Alle 18 c'è la gara internazionale femminile in circuito, quindi vedremo questo quadrilatero che è via Roma, via Guido Monaco, piazza San Francesco, Corso Italia, ripetersi 6 volte per le donne, quindi uno spettacolo a sé stante per il settore femminile, dove abbiamo visto anche gli anni passati la presenza, diciamo, di molti stranieri, molti atleti forti. E poi alle 19 la gara clou, diciamo, maschile, che oramai è quella un pochino più blasonata, dove avremo anche quest'anno atleti fortissimi a livello internazionale e che chiaramente daranno uno spettacolo che ad Arezzo, insomma, ecco, raramente si vede una cosa del genere, ma non soltanto ad Arezzo, perché una gara in circuito in questa maniera, diciamo, ce ne erano 4-5 in Italia, siamo rimasti una o due a realizzarla, quindi sono quelle cose un pochino, diciamo, di nicchia fra virgolette, ma al tempo stesso di spettacolo, e dove uno può veramente assistere a quei 12 giri di circuito e vedere un po' lo spettacolo della corsa, per chi piace ovviamente la corsa. Ma io direi, io ho sempre sostenuto che la scalata al castello è un momento di spettacolo, è come vai al cinema, teatro, vai a vedere un'altra cosa, lo puoi vedere lì, perché lì puoi vedere la corsa, ma puoi vedere anche altre cose che non sono, diciamo, al limite, che non ti interessa la corsa, ma puoi vedere altre cose che possono essere più interessanti per te. E il percorso, quello classico? Il percorso sì, è quello classico, come abbiamo detto, questo quadrilatero, poi per gli amatori invece ci sarà una puntatina verso il parco Pertini, che ormai è diventato una tappa fissa un po' per tutte le nostre manifestazioni, anche perché veramente è molto bello, quindi si corre anche molto volentieri nell'ambiente della natura, insomma noi la natura la curiamo particolarmente, non a caso a metà novembre faremo un trail che sarà in memoria a Gabriele Annetti, 20 anni, un ragazzino che correva con noi, poi diciamo purtroppo terminò la propria vita in maniera, diciamo, facendo sport, e quindi l'abbiamo voluto riconoscere, diciamo, facendo questa iniziativa andando da Policiano a Lignano e ritornando, ma proprio andando proprio nel mezzo della natura, nella natura, diciamo, proprio quasi più selvaggia possibile, ma al tempo stesso con una certa sicurezza. Quindi, insomma, ecco, la natura è un filo costante per il podista in particolare, proprio perché, diciamo, si preferisce correre sì anche in città, ma senza mezzi motorizzati. Immagino che in mezzo alla natura ci siano, insomma, più difficoltà tecniche a livello. Chiaramente ci sono, ovviamente l'atleta è basato un po' sull'aspetto tecnico, che è quello di correre a certi ritmi, chi fa le maratone, chi fa le mezze maratone ha, diciamo, ormai un calendario, una specie di tecnica di corsa che devono mantenere costante per o i 21 o i 42 km. In una corsa, diciamo, nella natura non c'è forse, diciamo, l'impegno assoluto del tempo, ma quello, diciamo, di poter superare se stessi per dire vabbè, ce l'ho fatta, guarda, una pendenza del 15, del 20%, se riesce a farla di corsa invece che di passo, insomma, quindi queste sono altre caratteristiche, però al tempo stesso vediamo persone che lo fanno con una estrema facilità, addirittura sono arrivati all'ultra trail che sono 40-50 km, addirittura qualcuno fa il Monte Bianco, insomma, quindi siamo arrivati a delle cose, io dico sempre, dopo anche lì si va all'assurdo, si va alle cose estreme, e io direi invece di contenere molto queste situazioni, che cioè deve essere un piacere correre, quindi non deve essere una cosa che alla fine ti può anche danneggiare, perché qualcuno per superare se stesso raggiungono anche delle soglie che non dovrebbero essere raggiunte. E invece il 3 aprile c'è stato il Vivi in Città. Vivi Città, sì. Vivi Città, sì. Questa qui è una manifestazione che fu riproposta ad Arezzo dopo anni di interruzione,
e sicuramente questo tramite anche la WISP di Arezzo abbiamo cercato, diciamo, di creare il Vivicittà, non a caso il nome stesso dice vivere la città, quindi all'interno della città è stata fatta questa manifestazione, erano un giro piccolo e due più grandi, ma sono stati uno spettacolo, abbiamo visto presenze anche da fuori che ovviamente capitano sempre nella prima giornata nella prima settimana della Fiera Antiquaria, e quindi molti approfittano l'occasione del Vivi Città proprio per poi dopo visionare anche i vari mercatini, le varie cose. Quindi io dico sempre, è opportuno che ci siano anche questi collegamenti tra un'iniziativa e l'altra. L'importante è che non si diano fastidio, che siano complementari, non che siano antidoti, insomma, anche fra di loro. Quindi penso che anche questo tipo di iniziativa ben vengano e potrebbero essere incrementate. Io mi ricordo quando mi chiesero i primi anni dell'amministrazione comunale che c'era un po' anche il discorso delle giornate ecologiche, mi dicevano: creiamo un'iniziativa. Quindi mi ricordo si creò, il primo anno si creò la Corsa degli Innamorati proprio per San Valentino, un'altra volta abbiamo creato la Corri in Città, un'altra volta abbiamo creato la Corsa Mascherata, poi abbiamo fatto la Parco Corsa, che è questa che è rimasta, diciamo, nel suo carnet, ormai sono 16 anni, quindi ecco, nel 2000, proprio si E iniziò queste nel 2000. rientrano nel circuito del Grand Sì, Prix. quindi sono tutte gare che chiaramente poi molti partecipano. Perché? Perché poi alla fine dell'anno facciamo una premiazione, siamo al 25esimo anno anche del circuito del Grand Prix, è una manifestazione che collega, ho detto, diverse manifestazioni nella provincia di Arezzo con alcune, diciamo, anche uscite nel Senese, nel Perugino e nel Fiorentino. Questo per far capire che questo tipo, diciamo, di iniziativa ha funzionato negli anni, quindi Certo. poi alla fine dell'anno molti si ritrovano, società di varie estrazioni o società, diciamo, diverse, si ritrovano tutti in una cena che facciamo lì alla Polisportiva di Policiano, dove poi vengono premiati tutti i partecipanti, quindi è una cosa, uno spettacolo veramente inconsueto, E insomma, tra ecco. l'altro il Vivicittà l'ha vinto un vostro atleta. Sì, ha vinto Alessandro Annetti, che fra l'altro è un atleta che direi negli ultimi anni è quello più costante di tutti. Perché poi, fra l'altro, è una persona molto, molto corretta, molto seria, un ragazzo timido, ma che è riuscito a fare. Quando gli morì il fratello, lui voleva smettere di correre, il fratello era notevolmente più forte. Poi invece lui, dietro proprio la presenza dei genitori, che sono delle persone stupende, direi io, sono riusciti a portarlo costantemente dietro, a farlo appassionare per questo sport. Quindi lui ha continuato anche, non soltanto penso per il fratello, ma insomma, ecco, quindi, e fra l'altro, come dicevo prima, una persona estremamente semplice, che però dà l'anima quando riesce a correre. E sempre continuando sulla scia dei vostri eventi, invece inizia l'autunno e arriva la maratonina Città Ecco, la d'Arezzo. maratonina, io ho visto negli ultimi anni, è diventata esplosa, diciamo, esplosa da un punto di vista proprio della partecipazione, dell'interesse. È una cosa che L'edizione no, 2015 è stata un'edizione da sì, no, no, record. questa sicuramente 3.000 persone per Arezzo è una cosa fantastica, che non, io non pensavo neanche, anzi, avevamo del terrore per sapere se eravamo in grado o meno di sopperire a queste esigenze. Fra l'altro, le difficoltà non ce n'erano poche. Però siamo riusciti a farla nel miglior modo possibile senza creare disagi a nessuno. Quindi questa è stata una cosa fondamentale, vuol dire che la città comincia a capire, comincia ad essere oramai matura anche per eventi di un certo livello. Che peccato, molti di altre discipline stanno portando via dalla città. Quindi ecco, io l'appello che farei anche nei confronti delle istituzioni, dico, ci sono delle realtà importanti, cerchiamo di tenerle nella nostra città, perché le vogliamo mandare fuori? Io ci fu una volta, ci fu Firenze, mi chiese se portavo la scalata al Castello a Firenze, in Piazza della Signoria. Ovviamente avevo più possibilità anche economiche che mi potevano essere state date lì, perché mi ricordo c'era uno sponsor, dice: se vai a Firenze, dice, io certi soldi te li posso dare. Però io sono un campanilista, mi piace che la nostra città possa migliorare. Però ecco, voglio dire anche a chi ci eventualmente ascolta, amministratori, dico, date una mano a quelli che ancora ci credono su queste realtà, che danno, diciamo, si sforzano per cercare di realizzarle nel miglior modo possibile, cercando di sostenerle, di aiutarle anche a livello, io non dico sempre soltanto a livello economico, ma anche a livello organizzativo, quindi a livello anche di una struttura esterna, perché è diventato sempre più difficile. Una volta anche nei paesi avevamo molte più persone. I giovani, ahimè, purtroppo sono un pochino latitanti, ma per quale motivo? Perché ovviamente oggi ci sono difficoltà di altro genere, poi non si impegnano più, non c'è più quell'assenza, quella, diciamo, quella
particolarità di apprezzare la propria società sportiva. Una volta il campanilismo era fondamentale, era. Oggi invece sì, se mi dai qualcosa ti do una mano, altrimenti non ti do niente. Ma capisco anche che ci sono queste difficoltà economiche, però qualche volta anche la soddisfazione personale di dire questo sono riuscito a dare una mano io e quindi siamo riusciti a raggiungere un certo obiettivo, dico, diventa fondamentale. Insomma, ecco, quindi questi sono gli aspetti diciamo più ampi. Ecco, mi ero dimenticato un'altra iniziativa che faremo importante e che è ritornata dopo il 2000, dopo 5 anni. Sarà il motoroccio, quindi un motoraduno che quest'anno ripartirà il 9 e il 10 di giugno, quindi saranno 2 giornate importanti di questo motoraduno che stravolse tutte le mentalità di tutte le persone, perché nessuno immaginava che venisse fuori una cosa di questo tipo qui, cioè avere più di 1.000 motociclisti, invadere la città, una goliardia così diffusa che molti sono rimasti proprio impressionati. E fra le altre cose, anche quest'anno faremo una specie di trail, un freestyle lì a Polisciano. Ci saranno quindi altre iniziative, ci saranno complessi musicali, insomma, di quelli diciamo alla ribalta. Quindi c'è, cioè, lo spazio un po' per tutti. Ecco, questa è la filosofia che il motoroccio deve dare un po' in giro. E anche lì, ovviamente, è uno spettacolo che deve essere considerato e deve essere sostenuto, insomma, da parte anche delle istituzioni. Non, cioè, dopo, quando vanno anche a chiedere all'amministrazione comunale, cioè, ci patrocinate questo? Ah, questi eventi qui non vengono patrocinati perché sono eventi chissà che cosa, insomma, non so, sembra che facciano chissà. Quindi, ecco, io mi metto sempre nei panni di un amministratore che dovrebbe invece vedere la cosa, quella più bella, cercando di aiutare anche nel percorso, per dire se certe cose possono essere sbagliate o meno, di dare un sostegno, ma non quello di dire a priori questa sì, quest'altra no, oppure perché si dà troppi patrocini. Ma cioè, queste sono cose, se sono cose belle, mi sembra che il patrocinio dovrebbe essere il minimo, anzi, dovrebbe essere un prestigio da parte di un'amministrazione avere anche certi eventi. Quindi, insomma, io sotto questi aspetti qui penserei che dovrebbero rivedere alcune, diciamo, esternazioni da parte degli enti preposti. Anche perché, insomma, ricordiamo, volano per l'economia, punto d'aggregazione per giovani e meno giovani, comunque è questa la funzione che spesso e volentieri lo sport ha al di là della competizione, poi fine a se stessa. Bene, allora io saluto Fabio Io vi Sinatti ringrazio dell'Unione dell'occasione. Polisportiva Polisciano, un in bocca al lupo grandissimo per questo rush finale in vista della scalata al castello. Sicuramente un invito anche a tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento come spettatori, perché comunque sia un evento che anima veramente la città di Arezzo sotto vari punti di vista. E alla prossima. Grazie a voi, buonasera, buongiorno. Intanto ci fermiamo per qualche secondo.